Amici, oggi faremo un servizio diverso. Parleremo dei pini che stanno morendo. Vedete? Questi sono ancora integri. Quelli là stanno morendo, ma adesso vedremo in dettaglio perché. Guardate, questo è un pino attaccato da poco. Metà ha ancora delle foglie, l'altra metà è morta. Tra qualche giorno anche sto pino sarà defunto. E così camminando ne troviamo sempre di più. Guardate, qui non c'è rimasto proprio niente. C'è stata una strage. È tutto vuoto. Qua era pieno. Eppure qualcuno lo vede, no? Perché non prendete provvedimenti? Quanti soldi sono stati spesi? Quanta fatica, quanto sudore! Qui sta morendo tutto. Addio boschetto. Questi sono i pini che vi dicevo. Questo è il pino sano. Questo è il pino morto. Questo è il pino morto. Morto, morto, morto. E così via. Stanno morendo tutti i pini che sono stati piantati con fatica, ma soprattutto hanno speso un sacco di soldi. Sembrerebbe che ci sia un verme africano o asiatico, adesso non ricordo bene, che sta sterminando completamente i pini. Volevo denunciare questa cosa, sperando che qualcuno prenda presto dei provvedimenti, altrimenti non avremo più nessun pino, non rimarrà niente. Il boschetto piano piano morirà. Guardate, è pieno. È pieno, è pieno. Guardate, guardate, vedete il velino stavolta si è imbiancato. Noi abbiamo fatto appena in tempo a valicarlo. Guardate che bella pure la costa oggi, poi da qua con ste nubi è bella, guardate, guardate. Oggi è proprio forte, guarda, non si vede massa, non si vede niente. Un ammasso di nubi. Mo andiamo a canale a farci una bevuta. Continua il nostro cammino. Oggi è interminabile alla ricerca di altri pini. Si divertono, si divertono, sono cacciatori. Non hanno niente da fare. Guardate sta scena, amici, guardate la costa, in pochissimi secondi sarà completamente nascosta. Quello che vi dicevo poco fa, lo scenario cambia a vista d'occhio, dove c'è prima il sole, poi ci stanno le nuvole. Guardate, guardate, si vede proprio come avanza velocemente questo ammasso di nuvole che tra un po' coprirà completamente la costa. La velocità è incredibile, guardate. Questa è la montagna. Voi per esempio dite andiamo sul velino che c'è il sole. Partite a maniche corte, pantaloncini. Arrivate lassù. Non vi basta la salopette di dopo sci, un boot. Vedete? C'è più la costa. È finita. Completamente nascosta.